Ciao ragazze, mi trovo di nuovo con voi. Sono tornata a Pescara, mi sono un attimino rilassata qualche giorno, o meglio, avrei dovuto rilassarmi qualche giorno, ma il tempismo di una meravigliosa influenza accompagnata dal meraviglioso altrettanto virus intestinale ha pensato bene di rovinarmi il tutto. Sono stata a letto fino a stamattina. E poi mi sono scocciata, ho detto non ce la faccio più, devo fare qualcosa per riprendermi assolutamente. E ho deciso di girare in queste condizioni. Bel coraggio. Tra l'altro, notevole motivo di depressione è stato codesto. Mi sono lavata i capelli e asciugandoli ho trovato, o meglio, si sono fatti trovare perché spuntavano tipo così, una cosa molto delicata. Quattro capellozzi bianchi di questa portata. Il capello bianco, a differenza della massa di capelli che noi vorremmo avere forte e cazzuta, è l'unico ad avere il cazzutaggio necessario. I nostri capelli fragili, spenti, si contrappongono vistosamente a questi cazzo di capelli bianchi. Esattamente massicci, sembrano dei tronchi d'albero, dei rami. Sappiamo che non bisogna mai strapparli dalla cute, perché strapparli significa poi tirarsela e farsene uscire altre 7 o 10 a seconda delle opinioni. Li ho semplicemente tagliati proprio il più possibile vicino alla radice, rischiando di tosarmi un buon centimetro quadrato del mio capo. È stata una bella esperienza. Sempre insomma, in relazione ai capelli, ho pensato bene di tagliarli ancora. L'ultimo taglio che ho fatto era comunque carino, dal momento in cui l'ho fatto. Quando i capelli sono iniziati a ricrescere, però, i miei occhietti hanno iniziato a dire: Cazzo, dove sei fatta? negli ultimi anni sono tornata alle origini, quando ero bimba, bambina, portavo i capelli lunghi lunghi e assolutamente dritti, pari. La sola variante è stata il fatto che invece sulla parte del viso ho semplicemente lasciato i due ciuffi più corti, ma comunque sempre lunghi, c'è cioè altezzamento, per cui quindi tagliarli è stato abbastanza un trauma, per quanto ho tentato di convincermi del fatto che insomma andava bene. Li ho lasciati crescere per vedere un pochino se la situazione potesse migliorare e non è migliorata perché io avevo questa massa minima, molto misera di capelli sulle punte e poi comunque un po' più di massa qui sulla testa. Ho tagliato le punte e li ho rifatti pari. In linea di massima danno l'idea di una massa più importante. Per luglio dovremmo risolverla e farci tornare una testa decente. Vi voglio parlare di un prodottino che è codesto, HC Probiotici Eco Bio Cosmesi. È uno shampoo delicato, ovviamente, essendo eco bio, per capelli naturali in questo caso. Le varianti sono diverse. Io l'ho acquistato al Coop di Siena. Penso che insomma, dovrebbe trovarsi anche negli altri Coop, o comunque penso anche nelle parafarmacie, perché era in quella zona dei supermercati legati un po' ai prodotti parafarmaceutici o comunque anche cosmetici, estetici, quindi dovreste trovarlo in qualche modo. Parto dal presupposto che io non ho mai utilizzato shampoo eco bio. Ho tentato un attimino di avvicinarmi ad un discorso più sulla meno aggressività del prodotto sul capello ed ho utilizzato negli ultimi anni lo shampoo dei Provenzali e lo shampoo dell'Erboristica. Mi sono trovata molto molto bene. Però effettivamente c'è anche da dire questo: non sono dei prodotti eco bio, per cui la loro dose di zozzerie ce l'hanno. Non è cambiato granché perché i miei capelli comunque non si sono fortificati in una maniera eccessiva e via dicendo. Questo è un prodotto quasi del tutto verde, ci sono soltanto uno o due ingredienti, due elementi con il pallino giallo, ma voglio dire, cioè, il nulla rispetto a quelli che hanno otto semafori rossi. È assolutamente verde.
ha un odore gradevolissimo. Io ho fatto per adesso tre shampoo con questo prodotto. Cosa voglio dirvi? Il prodotto EcoBio è un prodotto diverso. Partiamo da questo presupposto. Il nostro capello, che è un capello abituato a trattamenti abbastanza aggressivi, invasivi, nell'essere trattato invece con uno shampoo del genere subisce inevitabilmente un trauma non indifferente. Mentre lo shampoo pieno di schifezzine o semi pieno di schifezzine aiuta molto il nostro capello. Camuffa quella che è la naturale attività del nostro, la naturale attività del. La naturale attività del nostro cuoio capelluto. Questo tipo di shampoo fa sì che il nostro cuoio capelluto lavori da solo. Il capello nelle prime applicazioni, nei primi shampoo, tende a ingrassare molto molto rapidamente. Dovremmo probabilmente lavarlo in maniera un attimino più frequente se vogliamo i capelli impeccabili, altrimenti abbozziamo un pochino e aspettiamo che il nostro capello riesca ad abituarsi all'utilizzo di questo tipo di shampoo. È nella fase di mezzo, cioè nel tempo in cui noi passiamo dall'utilizzare uno shampoo tra virgolette commerciale ad uno shampoo EcoBio. Il contatto con il capello è molto diverso, sono molto più pesanti, ripeto sempre nelle prime applicazioni, ovviamente con i primi risultati, sono più pesanti, si appiccicano un pochino sulla testa, e allora ecco, dobbiamo un attimino unirci di santa pazienza se vogliamo poi effettivamente però ottenere un risultato ottimale e il più naturale possibile. Questo shampoo è stato pagato 7,90 euro, sono 250 ml, quindi comunque una buona dose, devo dire. Certo, il prezzo è un prezzo da prodotti EcoBio, ecco. Però comunque penso che se ci si vuole inoltrare in un percorso del genere o comunque avvicinarsi ad una realtà più legata al naturale è un passaggio abbastanza d'obbligo, no? Obbligatorio. Altra cosa che vi voglio far vedere è invece un pantalone comprato da Zara ed è codesto, questo qui. È un pantalone stile mimetico, stile militare, che adesso va tanto e che io devo dire, cercavo, desideravo. Poi, ovviamente, Zara non mi delude e quindi insomma, mi ha fornito le giuste caratteristiche. Questo è un 5 tasche semplicissimo, stretto fino alla caviglia, quindi anche sul polpaccio. Non è uno skinny perché non è elasticizzato o particolarmente aderente. È un tessuto molto molto solido, molto rigido, però che comunque rimane aderente sulla gamba. Ha la placchettina in oro qui sulla parte retrostante, le 5 taschine. È semplice semplice, però è molto molto carino e credo molto sfruttabile. È stato pagato questo 49,95 euro o 90, insomma, comunque 50 euro sane sane. Mi piace tantissimo, proprio tanto, tanto, tanto. Mi dispiace di avervi trascurate un pochino in questi giorni, in queste 2 settimane in cui non sono stata a casa, perché, insomma, mi dispiace tantissimo. Il problema è che io e Roberto non abbiamo la connessione ad un PC fisso, a casa, ma abbiamo, insomma, dobbiamo, collegarci quando è possibile tramite wifi. Basta. Bacio.